Duccio Demetrio, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti voi. Benvenuto, benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle Grazie. Parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, una parola che dal mio punto di vista è molto complessa, molto difficile, ed è una parola che si insinua sempre di più in questo tempo delle passioni tristi. E la parola è ingratitudine. Lei a questa parola ha dedicato un saggio, circa 200 pagine. Il sottotitolo è La memoria breve della riconoscenza. Molto bello il sottotitolo. Sì, in fondo compendia il senso stesso dell'ingratitudine, un tema, un argomento che appartiene fin dall'antichità alla ricerca filosofica e morale delle ragioni per le quali noi dimentichiamo. E dimentichiamo non soltanto questioni che ci riguardino da vicino, ma dimentichiamo soprattutto coloro i quali ci hanno offerto doni, ci hanno aiutato, ci hanno beneficiato. E parlare di ingratitudine significa, come giustamente ricordava, sollevare come un coperchio e far emergere tutto ciò che in fondo è generato dall'ingratitudine, il tradimento, la mancata parola, la mancata promessa. E quindi ingratitudine significa rompere in fondo una relazione tra generazioni, anche tra padri e figli, tra chi ci ha aiutato nelle circostanze più diverse, tra chi ci ha educato e non abbiamo poi riconosciuto. Questo significa quindi imbattersi con un tema esistenziale non solo tra i più antichi, ma direi anche che contrassegna la nostra contemporaneità, contrassegna il modo oggi spesso anche di occultare, dimenticare la parola ingratitudine, come se in alcuni ambienti, in alcune situazioni umane, interpersonali, sociali, non ci fosse più questo senso della riconoscenza, appunto, dove la riconoscenza sembra possedere una memoria breve, brevissima o addirittura inesistente. Ecco, ingratitudine quindi, come anche propongo nel libro, una sorta di revisione della propria storia, della propria vita. Dovremmo chiederci forse più spesso quando siamo stati e siamo ancora ingrati e quando invece siamo riusciti a superare questa vicenda così drammatica, una passione triste, che la ricordava con bene Zaega. Ingratitudine quindi ci rammenta che tra le relazioni umane, dall'amore alle relazioni di lavoro, relazioni professionali, dalle realtà nelle quali noi dovremmo cercare di offrire in cambio ciò che abbiamo ricevuto per un atto dovuto. Ecco, allora diciamo che l'ingratitudine è un atto mancato che non riguarda soltanto le nostre vite interpersonali, le più private, che inquina oggi le relazioni più complesse, per cui in alcuni ambienti, non voglio citarli, l'ingratitudine come parola e come emozione, come sentimento è scomparsa, perché miriamo ad altro, nella velocità, nella fretta, e ancora una volta, ecco, la memoria in questi casi cede, non si riattiva come un impegno di carattere morale. Poco fa lei ha detto, professor Demetrio, ha parlato dell'atto mancante come l'ingratitudine. Ecco, però nella mancanza delle nostre vite, nelle mancanze, andiamo pure al plurale, nelle mancanze delle nostre vite sta il vero registro della nostra vita, cioè a dire in queste dissonanze. E sta a noi però
saper guardare, essere capaci di guardare in queste ferite, in queste piccole o gravi lacerazioni, chiamiamole pure mancanze, e riuscire a trasformarle. Ecco, sta veramente forse qua una capacità di vedere le cose in un'altra maniera, e quindi di porre dentro di noi una trasformazione. So che è molto difficile, però è un qualche cosa che noi dobbiamo fare, a cui noi dobbiamo tendere. Forse è anche questa una delle missioni per le quali noi siamo qui. Certamente. Il problema è però ammettere le nostre ingratitudini, iniziare un lavoro dentro di sé che, per esempio, dalla mia ricerca, dalla mia esperienza, ha bisogno quasi della scrittura personale, della scrittura che mette in chiaro ciò che non avevamo come rimosso e dimenticato. La scrittura è la grande protagonista di una relazione diversa nei confronti degli incontri umani felici, e talvolta anche degli incontri umani infelici, perché quando autonalizziamo noi stessi e entriamo nei meandri della gratitudine e dell'ingratitudine, ci accorgiamo spesso che anche chi ci è stato avverso, chi ci è stato nemico nella nostra vita, a volte meriterebbe anche un gesto di gratitudine, probabilmente retrospettiva. E la scrittura ha una forza straordinaria quando ci disponiamo a scrivere sul nostro diario, quando ci disponiamo a intraprendere un'avventura di scrittura più complessa, come può essere la scrittura autobiografica. Infatti, ritrovando i momenti cruciali della nostra esistenza, dall'infanzia all'oggi, è ben difficile che non compaiano alla memoria momenti nei quali noi avremmo dovuto essere molto più vicini agli altri, riconoscere agli altri il ruolo importante che hanno svolto nella nostra esistenza. Pensiamo soltanto alle molte lettere, agli epistolari che mi è accaduto di leggere, ma anche di promuovere, di persone che dinanzi, le parlava di mancanza, di frattura, di fragilità che tutto ciò genera, di persone che scrivono delle lettere che non arriveranno mai al destinatario. Ci sono figlie, amici, amanti che scrivono delle lettere per dire e raccontare ciò che non seppero, per chiedere scusa, esprimere al momento opportuno. Ecco, mi sembreranno degli gesti, delle manifestazioni ormai inutili quando chi dovrebbe essere ringraziato non ci potrà ascoltare più, ma credo che questo sia un gesto già importante. Non voglio usare la parola ravvedimento, che mi suona molto anche moralistica, ma un gesto, direi, di autocoscienza, di presa di consapevolezza. E allora in tutto questo c'è la speranza, forse, che le nostre ingratitudini, che non abbiamo tenuto sotto controllo, spesso per pavidità, per invidia, per una memoria appunto fattasi debole, allora può darsi che le nostre ingratitudini si attenuino, può darsi che allora il piacere di dire grazie, che è una bellissima espressione, una parola da esprimere sinceramente, affiori maggiormente le nostre labbra. Lei nel suo libro racconta dell'ingratitudine attraverso la storia, storia anche attraverso il mito, ad esempio Edipo, che potrebbe essere considerato un ingrato, ma lei ci porta anche nella contemporaneità, per riprendere le parole che dicevo poco fa, l'ingratitudine quella di ogni giorno, no? Quelle piccole ingratitudini di cui noi non ci rendiamo nemmeno conto. Ecco, quelle sono delle ingratitudini che ci spingono a una propensione della nostra vita sempre più egocentrica, dal mancato grazie in poi. Sì, questo accade, ma accade
perché spesso viviamo la vita come non la vivessimo, non ci accorgiamo dei nostri passi, dei nostri atti, dei nostri gesti, concentrati nel nostro egocentrismo e soprattutto concentrati su un narcisismo malato, un narcisismo quindi che non sa vedere oltre se stessi, oltre il proprio interesse, oltre il proprio utile. È vero che la storia, come lei ricordava, affascinante, della lotta, direi, tra gratitudine e ingratitudine è una vicenda richiamata da grandi figure della letteratura o della filosofia, che basterebbe da sola se leggessimo questi testi, a orientarci nei confronti di una diversa condotta morale, ma direi anche di una diversa condotta soprattutto affettiva, perché parlavamo prima di gesto mancato, è un'affettività mancata che non abbiamo saputo esprimere, muovere verso gli altri a tempo dovuto. E ciò ci trasferisce anche come verso l'ultima parte del mio libro voglio chiarire, esplicitare, verso il concetto stesso di riconoscenza. Non c'è un rapporto tra gratitudine e riconoscenza che veda le due parole come sinonimi. Io insisto sul fatto che la riconoscenza è una forma di gratitudine eccedente, una forma di gratitudine ulteriore, perché a parte la differenza di etimo, la parola riconoscenza, che trovo straordinaria, significa riconoscere quando per ciò che è accaduto, ciò che hai inferto, ciò che hai ricevuto anche come gesto di ingratitudine, significa riconoscere e riconoscersi. Significa quindi uscire dalle nebbie oggi della inconsapevolezza, significa balzar fuori da una situazione che tutti ci avvolge, ci fa rapidamente dimenticare le persone che abbiamo incontrato, che abbiamo amato, anche persone con le quali non ci sono stati rapporti di questa natura, ma che meriterebbero quindi un ricordo autentico e sincero, perché riconoscere gli altri, riconoscere noi stessi, ci trasferisce in quella che in filosofia viene spesso evocata come un'eccedenza dentro di noi, come un di più, un'uscita dal gioco che conosciamo tutti, delle relazioni interpersonali, delle promesse appunto non mantenute o di ciò che siamo riusciti a onorare, molto di più la riconoscenza. Cito per esempio anche la famosa lettera di Paolo ai Corinzi, la lettera nella quale si esprime tutto il senso della caris, della carità. E poi, scrivendo questo libro, sono andato a ricercare l'origine della parola caris in greco antico, e ho scoperto che la traduzione non dà luogo a carità, ma dà luogo proprio a riconoscenza. E la riconoscenza quindi ci trasferisce verso il senso stesso della nostra esistenza, al ringraziamento dovuto nei confronti per chi crede, nei confronti del divino al quale si affida, per chi non crede invece a quella che io amo definire una religiosità dell'esistenza, una religiosità della terra. Quindi la riconoscenza significa anche ricantare insieme quella straordinaria canzone di Violeta Parra, Gracias a la vida che mi ha dato tanto. Ecco, siamo in grado quindi di ringraziare la vita indipendentemente da ciò che dalla vita abbiamo avuto. Questo è un atto
non più mancato, ma è un atto, a mio parere, dovuto, perché c'è nella riconoscenza nei confronti di ciò che ci meraviglia, ci stupisce, ci coinvolge, ci offre bene gratuitamente. Ecco, la riconoscenza è gratuita, e nella relazione invece umana, gratitudine e ingratitudine, spesso la gratuità non c'è. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo allora entrare nella filosofia di cui Derrida tanto ci ha detto e ha scritto, relativamente al dono, alla disponibilità a donare senza mercede. Lei ha citato poco fa quella straordinaria pagina di San Paolo, la straordinaria pagina di San Paolo che è una straordinaria prosa poetica. Lei ha fatto un gioco dedicato proprio, lo diceva poco fa, alla parola riconoscenza. Ha sostituito in questa straordinaria lettera di San Paolo la parola riconoscenza al posto di carità, e ne leggo alcune righe perché sono entrano proprio dentro le parole che abbiamo ascoltato poco fa da lei. Se anche parlo le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho la riconoscenza, sono un bronzo sonante o un cembalo squillante. E se anche ho il dono della profezia e conosco tutti i misteri e tutta la scienza, e se anche possiedo tutta la fede, sì da trasformare le montagne, ma non ho la riconoscenza, non sono niente. E più in là ancora, la riconoscenza non avrà mai fine, le profezie spariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà, conosciamo infatti imperfettamente profetizziamo. Ora esistono queste tre cose: la fede, la speranza e la riconoscenza, ma la più grande di esse è la riconoscenza. Ecco, questa trasformazione, mi piace chiamarla così, è proprio anche un rendere attuale le parole. Però se non le spiace, rimarrei proprio ancora un po' sulla parola riconoscenza, Lucio Demetrio, perché è vero, è importantissima la riconoscenza. Lei dice che il passaggio, proprio nell'ultima parte del suo libro, il passaggio dalla gratitudine alla riconoscenza non avviene se non si ripropone una parola che sembra così, così utile e così vana allo stesso tempo, cioè la parola dell'amore. Però prima di conoscere la parola riconoscenza, dobbiamo, quasi in un percorso psicanalitico, conoscere noi stessi, altrimenti non c'è riconoscenza. O è possibile staccare le due parole? No, io non credo sia possibile. Infatti nel libro, prima di addentrarmi nella parola riconoscenza, di cui ho detto, mi sono soffermato sul tema della gratitudine in amore. Ci sono coloro i quali sostengono che la relazione gratitudine-ingratitudine in amore non si pone. Io non sono d'accordo su questa posizione. Non ci può essere amore se non esiste invece una sublime forma di accoglienza dell'altro, di accoglienza dei corpi, di accoglienza della disponibilità, dell'offrirsi profondamente in dono. Certo, questo può durare anche attimi, soltanto istanti, ma non credo che la parola amore possa essere pronunciata in modo trasparente e sincero se non abbiamo come innamorati un atteggiamento di profonda, ecco il passaggio dalla gratitudine per ciò che riceviamo alla riconoscenza, se non abbiamo la possibilità di elevare l'esperienza stessa dell'amore oltre il gioco della gratitudine e dell'ingratitudine. C'è qualcosa di misterioso, c'è qualcosa di enigmatico dell'esperienza amorosa che può durare un giorno o può durare tutta una vita. Se manca questa reciprocità, se manca quindi il senso di vivere insieme convinti che l'incontro ci offrirà non solo piacere, ma ci offrirà benefici, ci offrirà incontri cruciali e importanti, incontri fatali della nostra esistenza, e anche in amore
l'incontro fatale, l'incontro che poi svanisce, che fluisce via, non può essere dimenticato. E quindi nella nostra memoria, ancora una volta, nei nostri ricordi dovremmo in fondo ringraziare tutte le persone che abbiamo amato, che ci hanno amato, che poi abbiamo abbandonato, che abbiamo tradito. Ecco, questa transizione alla riconoscenza ha un valore grandissimo, straordinario, poetico, perché come sempre avviene nell'entrare dei nostri animi all'interno della dimensione della poesia, tutto si fa meno cupo, meno pesante, anche meno eccitante, ma tutto si avvera nel momento in cui scopriamo che forse alcune verità profonde sono le verità della dissolvenza del nostro esistere. E l'amore profondo è anche dissolvenza, capacità quindi di insieme riuscire anche con riconoscenza, quando questo deve accadere, non può che accadere, grati gli uni verso gli altri. Ma mi consenta di leggere un frammento tratto da una straordinaria, bellissima poesia che probabilmente lei conosce, che conoscono anche gli ascoltatori, di Mariangela Gualtieri, dedicata al motivo del ringraziamento. Ringraziare desidero per la bellezza delle parole, natura astratta di Dio, per la lettura e la scrittura che ci fanno sfiorare noi stessi e gli altri, per la quiete della casa, per i bambini che sono nostre divinità domestiche, per l'anima, perché consola il mio girovagare errante, per il respiro, è un bene immenso, per il fatto di ringraziare, desidero, per tutti quelli che sono piccoli, liberi e limpidi, per le facce del mondo che sono varie, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, fragili e confusi, cercatori di indecisi. Ecco, trovo queste parole, la poesia è molto più lunga, parole che hanno saputo esprimere ciò che nel libro ho tentato di riproporre come un argomento dal quale oggi si rifugge, perché non è vero che oggi soltanto la parola gratitudine è poco frequentata e coltivata e proposta. Oggi il pericolo è anche per la scomparsa dell'uso della stessa parola invece ingratitudine, e nel momento in cui questa parola diventa una parola ormai obsoleta, c'è veramente da interrogarsi sul senso del nostro essere insieme, fare insieme, e se la parola insieme ha un senso. Non possiamo quindi non riconoscere reciprocamente, ancora una volta, che dobbiamo in comune sempre ringraziarci. Sempre ringraziarci è quello stare insieme, che sia uno stare insieme della coppia, o sia comunque uno stare insieme con gli altri. C'è questo spostamento di noi stessi che diventa una trasformazione, e lo spostamento di noi stessi è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, perché questo spostamento da noi stessi diventa generativo a sua volta. Sì, questo spostamento sul quale insisto nel mio libro, con una voce che cerca, come accennavo prima, la via della dissolvenza, si incontra anche con ciò che richiamo evocando il senso del rimpianto. Se non abbiamo rimpianto, cioè se non con tutta la fertilità, la generatività del rimpianto come forma di riscoperta, di rinascita, di nuovo incontro, che certo ci pone e ci espone dinanzi all'altra esperienza che dovrebbe essere implicita,
in queste parole che la parola rimorso, la parola che ci eleva a comprendere, ecco, ciò che non siamo stati capaci e in grado di esprimere e di offrire a tempo opportuno. E se mi permette vorrei leggere proprio nella penultima pagina del mio libro questo mio ringraziamento legato al rimpianto come modalità laica, assolutamente laica di redenzione. E ho trovato quindi alcune parole in grado di esprimere tutto questo, di esprimere il ringraziamento dovuto. Ringraziamo quindi chi ci ha amato soltanto un minuto in più, chi ci ha donato bellezza, chi ci ha educato bene e non lo sapevamo, chi ci ha offerto serenità non ricambiate, chi non abbiamo saputo vedere, ringraziamo, chi da nemico ci ha migliorato, chi se n'è andato senza un rimprovero, chi ci ha incontrato troppo tardi, chi ci ha perdonato, ringraziamo, chi ci ha offerto dubbi più che risposte, chi ci ha parlato del suo Dio senza cercare di convincerci. Ecco, tutto questo quindi rientra più nei climi, nelle atmosfere che contrassegnano ciò che ho definito, prima ho cercato di definire in queste 200 pagine la evoluzione del concetto e del sentimento stesso della gratitudine, quando finalmente si strappa di dosso l'ingratitudine che ci portiamo appresso e diventa quindi capacità, senso, poetica del dovere di esprimere riconoscenza per il fatto stesso che siamo entrati nel mondo e siamo entrati nella vita. Lucio Demetrio, questo libro si divide in 10 capitoli. I 10 capitoli che sono aperti da un'immagine in bianco e nero con immagini dell'arte. È una scelta molto particolare questa, dedicare un aspetto a ogni capitolo di questo libro guardando un'immagine e attraverso questa immagine cercare un passaggio più o meno semplice, più o meno difficile, ma necessario per andare a scoprire attraverso quell'immagine che cosa è anche l'ingratitudine. Lei raccoglie 10 immagini, credo che 5 delle quali siano di Guido Tallone, quindi è uno straordinario omaggio questo artista. Sì, devo dire, come spesso accade nei miei libri, ho cercato delle immagini pittoriche che mi riconducessero che riconducessero anche il lettore all'idea di gratitudine e ingratitudine, e non ne ho trovate, come se la simbologia della gratitudine o dell'ingratitudine, soprattutto dell'ingratitudine, fosse sfuggita alla pittura. Ci sono a volte dei dipinti che raffigurano scene bibliche, perché la Bibbia, il Vecchio Testamento, l'Antico Testamento è un luogo nel quale i temi di cui stiamo parlando si ripetono e si rincorrono. C'è la rottura del patto col divino, c'è la rottura del patto tra padri e figli, c'è la rottura del patto nei confronti di chi ha accettato la tregua. Ecco, e ho trovato allora soltanto, come per caso, questi ritratti di bambini e di bambini straordinari, ritratti quindi di piccoli futuri uomini e future donne, nei quali talvolta ho letto già i segni di una possibile storia, di un avvenire, di un destino, di gratitudine oppure di ingratitudine, e quindi dialogo con loro augurandomi che la loro vita sia stata poi contrassegnata invece da un'attenzione, da una delicatezza nei confronti della gratitudine.
una capacità soprattutto di riportarla nella loro vita, nella loro esistenza. È un dialogo immaginario, ma come ricordavo prima, per la scrittura, per le scritture che noi offriamo a chi non potrà più ascoltarci, questo dialogo ho voluto io per primo inaugurarlo con degli sconosciuti, con degli ignoti, con figure comunque che trapelano una possibilità, una speranza della quale non conosciamo gli esiti. Ecco, ancora una volta il ritratto mi ha aiutato a cogliere segni, indizi di una vita futura, di una vita possibile, ma di una vita migliore, di una vita buona. A chiusura di questa conversazione, Duccio Demetrio, qual è nei suoi ricordi un romanzo dove il senso dell'ingratitudine è veramente, si può toccare con mano? I romanzi sono molteplici, credo, sono tantissimi, a volte non ce ne accorgiamo, non ci accorgiamo di questi motivi. Io sono un grande lettore di letteratura americana e credo che la letteratura americana si sia saputo esprimere questi motivi. Mi riferisco naturalmente a quella letteratura che ci impegna a ritrovare una strada di umanità. E quindi sarei un po' in difficoltà. Io credo che però i romanzi per esempio, romanzi anche di natura di origine anglosassone, come per esempio Voloster, ci offrono questo senso. Perché? Perché sono romanzi, la letteratura americana è maestra, a mio parere, ci offrono il senso della solitudine umana, ci offrono il senso profondo della disperazione anche che ciascuno di noi attraversa, ma ci offrono anche la possibilità di un riscatto morale. A volte sono considerati appunto romanzi un po' troppo affrettati e moralistici, ma entriamo in questa letteratura. Se la letteratura, come diceva anche Italo Calvino, non ci scuote, non diventa una letteratura che sfiora le grandi questioni di carattere filosofico, è una lettura questa esteticamente interessante, ma non ci offre quei processi di cambiamento e di trasformazione che, a mio parere, ecco, è anche l'altra missione della letteratura e di ogni letteratura. Ricordiamo il nuovo libro di Duccio Demetrio, Raffaello Cortina Editore. Il titolo è Ingratitudine, la memoria breve della riconoscenza. Grazie, Duccio Demetrio, per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei, grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno.